pennelli, pennelloni. Mazzo. No. Qual è la difficoltà, Daniela Campoli, che dicevi? Lo smoky eyes, il trucco da sera. La sfumatura. E la tua degli difficoltà occhi. Qual è Sfumare bene, cioè io non sono una professionista, magari qualche volta viene discretamente. Qualche volta sembra che ti hanno dato qualche cazzotta all'occhio. Perché sto qui col nero lo devi saper fare proprio bene, io ti dico magari col marrone, con più scuro è il sì, il colore quasi è troppo scuro, se non lo sai fare non viene bene. Perché devi fare una buona base sempre sull'occhio. Daniela, ti farei truccare oggi allora? Certo. Truccheremo. Daniela, Enrico, tu che trucco vuoi? No, nessun trucco, faccio il fotografo. Ma lui fa il fotografo. Perché anche gli uomini, però, è vero? Si truccano, certo, per le feste. Tantissimi, ne vediamo tantissimi, Carola, in TV pure con non mascara o no? Pure mascara? Anche il mascara, magari marrone, anziché nero, ma si trucca. Hai truccato, insomma, molti uomini? Tantissimi. Solo base, un trucco molto leggero, però senz'altro. Carola Falanga, oggi una dimostrazione di trucco. Abbiamo già una cavia, Daniela Campoli, che è insegnante. Esatto. E per cui che cosa gli farai tu? Allora, oggi gli propongo un trucco molto semplice, diciamo che lei può utilizzare tutti i giorni, con delle sfumature sul marrone, ma una cosa molto veloce, piuttosto semplice per valorizzarla al meglio, sicuramente, ma una cosa per tutti i giorni. Senti, come vedete, stendendo semplicemente un po' di fondotinta, io inizio sempre così, inizio dalla zona T per stendere il fondotinta, quindi parto dalla fronte, il naso, mento, questa è la zona T. Non che diciamo solitamente tutti i trucchi, però, vero? No. Però diciamo che solitamente è la zona che deve rimanere più chiara, dopodiché mi allargo e lo stendo su tutto il viso. Questo è il primo passaggio. Carola, stavi dicendo un po' di perlato? Che cosa sì, fa? Leggermente, noi lo mettiamo qui, ancora ovviamente da finire il trucco, ma lo mettiamo leggermente qua. Perché che cosa fa? Perché va a far risaltare il nostro zigomo. Un po' di perlato riflette la luce e quindi sembra un po' più grande. Iniziavano le musiche, no? Comunque è un gruppo dei folcloristico proprio bravi, guarda, bravi veramente. Fiorella, tu come ti trucchi? Io non mi trucco, Rosa Maria. E là che stai venendo a fare? Per vedere la curiosità? Per vedere. Ti piacerebbe saperti truccare? No, ma non un viso un po' squadrato. No, la curiosità. La curiosità. Il mio trucco è un po' del rossetto. Ritornella come fai poi la occhio. Allora, la bocca, no, Carola? Di solito dove va la matita? Sempre la matita sotto, una matita nude, quindi color carne, che va a fare però da base. Dopo la matita, se si vuole fare un trucco duraturo, bisogna estendere la cipria e poi il rossetto finale. Ah. Adesso qui stiamo facendo proprio la base delle basi, La base non sarà questo il suo colore, ovviamente. Però che va di più adesso? Rosso... Siamo sui toni del rosa. Ah. Quindi una bocca sempre naturale. Come la tua? No, affatto. Ma una bocca da swing. Esatto. No, una bocca rossa, ecco, un sabato, un bel sabato sera, oppure se si vuole fare un trucco d'epoca, quindi un anni 50, sì, un pin up, allora. Sempre rossa. Ecco così. Prego, un sorriso. Se guardi più verso di qua, caro, l'ha finito? Pure mascara, tutto, no? Il mascara non va. Sì, il mascara l'ho messo, ma lei sotto era già un po' di su, quindi si era seccato sotto. Ah, ecco. Prego, un sorriso. Allora, come ti vedi? Qui è vero, come guarda ecco, a me, come guarda ti vedi? Come ti vedi? Diversa, non come tutti i giorni, rifaccio. Da occasione speciale. Per cui questo trucco di Carola Falanga, insomma? Beh, trucco. Da 1 a 10? 10, 9.
Ma come? Io 20, dai. 20, no. No, 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 no,